Salute a tutti amici ascoltatori e allegria, personaggi in fiera ha fatto 13. Proprio così siamo arrivati alla 13ª puntata. Beh, non abbiamo vinto nessun premio, ma in compenso probabilmente ne daremo uno noi questa sera, visto che abbiamo un concorrente che è arrivato alla sua ultima prova. Vi ricorderete di Flavio Meoli, il concorrente che ha chiesto come desiderio la visita ai principali centri di astronomia di tutta Europa. Bene, speriamo che se la cavi questa sera, perché molto volentieri esaudiremo il suo desiderio. Comunque festeggeremo la nostra puntata numero 13 con l'intervento di nuovi padrini e madrine. Proprio così, questa sera per la prima volta Personaggi in Fiera avrà anche la sua madrina. Avremo niente meno che la grande attrice Giulietta Masina. Per quanto concerne i padrini, avremo una coppia, attenzione, appassionati di ciclismo. Dopo il grande successo che ha avuto Colombin, il campione del mondo di sci, questa volta avremo due grandi corridori ciclisti dei tempi che furono, ma che ancora oggi tutti ricordano molto volentieri. Difatti avremo niente meno che il Ferdi Kübler, che si presenterà in veste di padrino in coppia con il grande ginettaccio Gino Bartali. Quindi questa sera avremo veramente dei padrini eccezionali. Io direi a questo punto di iniziare subito col primo concorrente, uno dei più giovani che abbiamo avuto nella nostra trasmissione. Vi ricordate di Cristoforo Gro di Zurigo? Eccolo qua. Salve Cristoforo, come stai? Beh, veramente questa sera non dovremmo chiedere come sta il nostro concorrente, ma dovremmo chiedere alla nostra Fiorenza come si sente, perché sei un po' palliduccia quest'oggi. Cosa è successo? Niente di speciale. Un po' il tempo così. Il tempo probabilmente. Primavera. Ma ho sentito che hai fatto le ore piccole ieri, vero? Sì, dopo il lavoro, tutta la settimana che ho lavorato. Poi la celebrità adesso, vero? A forza di fare Personaggi in Fiera, ricevi inviti da tutte le parti, feste danzanti di qui e di là. Anche Cristoforo mi ha detto che appunto gli piacerebbe andare a fare 4 passi di danza insieme alla nostra Fiorenza. Già. Troppo giovane per te. No, non è questione di essere troppo giovane. Sarà già impegnata, no? Direi. Ma proprio perché ballare non è piace, un po' la voglia. Ecco, preferisci andare a sciare. Comunque, senti un po', vediamo un po' il nostro Cristoforo. Dunque, intanto vi ricordate che Cristoforo, vi ho detto che è di Zurigo, però abita a Castagnola, sì. Mi pare. Ecco, sì, questo lo dobbiamo chiarire perché ci sono già gli abitanti della zona che protestano, vero? Oh, poi abbiamo un'altra cosa molto interessante che è questa. Per poco non perdavamo il nostro Cristoforo, eh? Hai avuto un piccolo incidente a scuola. Non è grave così la situazione. Ho fatto con un mio amico, abbiamo fatto un'esplosione, un'esperienza di chimica, abbiamo fatto saltare un'apparecchiatura di vetro così. Voilà. E c'era dentro dell'acido, e tutto l'acido e i vetri si sono sparsi per l'aula. E eravamo tutti imbevuti di acido solforico, no? Non mi rendevo conto della situazione. Poi, tornato a scuola, al pomeriggio mi sono ritrovato con tutti i calzoni, la giacca a brandelli. Già, per forza l'acido solforico, eh. Beh, quasi quasi sarebbe il caso allora di cambiare il tuo desiderio. Tu avevi chiesto una macchina cinematografica, mi pare, sì. No? Ecco, e quindi adesso forse sarebbe il caso di chiedere invece un guardaroba nuovo, visto questo incidente. Sempre meglio tenere la cinepresa, perché al massimo faccio un po' di streaking, no? Ecco, già, hai ragione, ecco, però non lo dobbiamo fare qua in televisione, no, ci penseremo dopo. Va bene, allora ti vuoi accomodare qui nel tuo seggio d'onore e passeremo alla prima domanda. Tutti voi ricorderete che il nostro Cristoforo ha scelto come materia la storia dell'aviazione civile svizzera e naturalmente quelli della Swiss Air saranno molto contenti, probabilmente ti faranno fare il giro del mondo se vinci anche. È un po' un'utopia però. Chi lo sa, finché c'è vita c'è speranza. Allora, vediamo un po' la prima domanda, che è la seguente. L'impiego della turbina ha rivoluzionato l'aviazione civile e bellica del dopoguerra. Tra i primissimi aerei a turbina impiegati dalla Swiss Air, su una delle sue rotte, ci fu un Sud Aviation SE-210.
Con quale nome è più conosciuto questo diffusissimo tipo di aereo? Il Sud Aviation SE 210. Caravelle. Il Caravelle, la risposta è esatta. Questo è facile, però. Comunque immagino che l'aviazione civile svizzera sarà contento che hai dato la risposta esatta, così potremo parlare ancora di aerei e di aviazione civile della Svizzera. Bene, amici ascoltatori, a questo punto lasciamo il nostro Cristoforo, lo lasciamo qui a pensare un po' a quelle che saranno le prossime domande e passiamo alla nostra madrina. Siamo tutti emozionati, la prima volta che abbiamo una madrina e poi soprattutto quando si tratta di un personaggio di questo genere abbiamo niente meno che Giulietta Masina. Buonasera signora. Dunque signora, ha sentito che abbiamo annunciato questo avvenimento nuovo per quanto concerne la nostra trasmissione. La prima volta che abbiamo una madrina, non era mai successo. Ah no? Sono la prima? Sì, la prima. E in più è la tredicesima? La tredicesima. Ecco, lei è superstiziosa? Non sono superstiziosa, siccome l'ho incontrato spesso e volentieri il 13 in occasioni felici, allora penso che porti bene a me e spero che porti bene anche al concorrente. Dunque intanto io ho una piccola soddisfazione per quanto concerne il mio lavoro, perché io e Giulietta Masina ci siamo incontrati tante volte in occasione di altre mie trasmissioni, ma sempre cose di sfuggita. Adesso finalmente è tutta per me e per noi, l'avremo per 4 settimane e così potremo sentire un po' la storia della sua vita, i suoi grandi successi e sentiremo tante cose senza dubbio interessanti. Intanto dobbiamo chiarire una cosa, ricordare, ma certamente lo saprete, ma conviene sempre ricordare, Giulietta Masina è quella grande attrice che abbiamo applaudito in occasione di film capolavoro come La strada, Le notti di Cabiria, Giulietta degli spiriti, tutti film che naturalmente ha interpretato sotto la direzione di suo marito. Giulietta Masina, voi sapete, è la moglie del grande Fellini, che oltretutto è anche il nostro portafortuna. Non so se lei ha visto che nella sigla abbiamo suo marito con la corona di re. Sì, ecco. Dirò che magari come fotografia, vero? Sarà che io lo vedo ancora bellissimo. Direi, del resto so che è innamoratissima di suo marito. 31 anni di matrimonio, è un record, direi, veramente. Siamo nel 32esimo. Ecco, nel 32esimo. Comunque, signora, con me, noi, come prima puntata, passeremo un po' in rassegna, daremo una sfogliatina al suo album di ricordi. Naturalmente io, come al solito, sono andato a curiosare nel suo archivio e ho trovato delle fotografie molto divertenti. Ecco, la prima che vediamo è Giulietta Masina, piccolissima. Quanti anni aveva qua? 3 anni. 3 anni. E direi quel segno lì cosa fa? Allegria? Come mai buongiorno no, adesso? No, è un tentativo di danza classica. Ah, quindi già allora sentiva nel sangue il richiamo dell'arte. Sì, sì, nel sangue. Ed era una specie di peste in casa perché ero sempre... Per la musica in maniera particolare avevo una, così, proprio un'attrazione straordinaria. Ma che tipo di bambina era lei? Timida? Aggressiva? Ma in certe cose ero aggressiva e in altre timidissima. Per ciò che concerneva la professione che poi ho scelto nella vita, ero molto aggressiva, ecco. Bastava niente, un tamburo, un uccellino che cantava perché mi mettevo subito, tentavo di mettermi in punta di piedi, alzavo le braccia e piroettavo. Mentre invece per quanto riguarda la Giulietta Masina di oggi, l'hanno definita, e questo non so chi sia, io l'ho trovato in uno dei tanti articoli che hanno scritto su di lei, dicono che Giulietta Masina oggi è una via di mezzo fra Santa Rita e Topolino. Ma no, questa è una definizione, cioè una spiegazione che ha tentato di dare Federico all'accoglienza che il pubblico fa, alla gente quando mi incontra per strada, all'accoglienza che mi dà, che fra un sorriso di divertimento, perché probabilmente i personaggi che ho fatto, fra cui quelli il clown Gelsomina e alcune cose di Cabiria, di Giulietta, erano di divertimento, ed altri un sorriso di gioia nel vedere, come se fossi addirittura un'apparizione da... Allora Federico, per spiegare questa complessa reazione che il pubblico ha nei miei riguardi, ha detto, mi sembri fra Topolino e Santa Rita, ed è stato Federico, naturalmente questi l'hanno... Ma insomma Topolino ormai è passato. Allora io vorrei sapere come ha conosciuto Fellini, perché conoscere Fellini allora era appena agli inizi. Federico l'ho conosciuto attraverso la radio, perché io nonostante studiassi lì all'Università di Roma e la mia famiglia non mi dava la permesso di entrare nella compagnia, nella stabile dell'Eliseo, che a Roma era un non plus ultra, avevo avuto un'ottima offerta come attrice giovane, e allora accettai per correggermi dei difetti di pronuncia, perché io sono bolognese, e allora avevo dei difetti di pronuncia, di andare alla radio. Alla radio io fui scelta per recitare un personaggio di una giovanissima sposina che si chiamava Pallina,
E scritti questo personaggio era una creatura di Federico, ed erano delle puntate ogni 15 giorni, una specie di sceneggiato radiofonico. E allora conobbi Federico perché, siccome la trasmissione ebbe un grande successo e ne volevano trarne un film, però bisognava anche vedere com'era, se era giusto il personaggio fisicamente, se rispondeva anche, se poteva rispondere anche sullo schermo alle esigenze del personaggio. Allora Federico mi telefonò per chiedermi, io non lo conoscevo perché era una specie di idolo per tutti i liceali, perché scriveva sul Marco Aurelio, un giornale umoristico italiano, tutte storie dolcissime, così d'amore e molto spiritose anche. E allora mi telefonò e mi chiese delle fotografie, e le fotografie furono inviate, e pare che la faccetta tonda mia fosse quella giusta per interpretare questo personaggio giovanissimo. E tra l'altro qui abbiamo la fotografia che lei mandò a Fellini. È proprio quella che io questa mandai. Questa è la foto che lo fece innamorare. Sì, a Federico. Ecco, naturalmente poi questo film con Pallina non si fece, ma mai. Arrivarono poi altri film. E ne arrivò uno di cui adesso voglio farvi vedere uno spezzone, che è quasi un po' il biglietto da visita di Giulietta Masini in occasione di questo nostro primo incontro. Vedremo difatti una scena tratta dalla strada. Che v'ho detto, eh? Proprio la faccia e ci vuole, vedete? Prendi questa. Vieni. Mettilo giù, visto che ho tanta pazienza. Io lo facevo sempre questo numero quando avevo la ragazza, è andato sempre benissimo. Dunque, sta a sentire. Brava, gentilmina, lavora con noi, lavora fila, con fila, noi. Fila. Avanti, prova a suonare. Forza. Oh, magnifico. Ma sai che hai tanta disposizione? Ora cerca di capire bene. Io suono il violino. E quando senti che faccio così, tu m'arrivi di dietro, zitta fino laggiù, e suoni la tromba proprio come hai fatto adesso. Hai capito? Allora proviamo. Non posso. Perché? Zampanò non vuole. Avete sentito? Che poi dite che la colpa è mia. Dove sei io, Zampanò? Vai a chiamarlo, che parlo mi, ci parlo io. Non c'è, è andato in città. E va bene, ci parlerò dopo. Che paura che ti canotti a maniera amica. Qua siamo tutti una famiglia, sei ora tutti quanti insieme. Tutto che io che ti impari, se tanto te guadagna. Allora ricordati quando sono arrivato qui, eh? Capito? Ma hai capito sul serio? Allora attenta. Signore e signori, io vado ora a suonare per voi una canzone molto, molto triste. Sona. Ma prima Sempia! Bravissima, molto bene. Si vede che a stare con Zampanò si diventa anche intelligenti. Non devi aspettare che abbia finito, devi interrompermi. E poi ti ho detto di venire qui a suonare dove sto io, grulla. Adesso proviamo un'altra volta. Avanti. Benissimo. Ora, Gelsomina, questo noi lo rifacciamo 3 volte. Dopodiché io faccio un giro intorno alla pista e tu mi vieni dietro suonando insieme a me. Hai capito? Guarda come devi fare. Devi mettere un dito qui e quest'altro qui. E poi basta che soffi. Prova un po'. Brava, Gelsomina. Allora, vienimi dietro. 1, 2. Sembra quasi incredibile vedere una signora così come lei qui di fianco a me in questo momento e vederla in queste parti, in queste scene. Ma guardi che io sono più come in quella scena. Ah sì, nella vita. Adesso io qui mi atteggio a signora molto distinta, molto tranquilla, ma... Invece magari preferirebbe andare fuori a fare 2 corse, probabilmente. Comunque qui abbiamo visto che la signora Masina ha anche delle ottime doti musicali. Vero, suona il trombone molto bene. Proprio bene. E mi risulta anche che la signora Masina suona la chitarra. Difatti, no. Ho saputo che lei stava studiando chitarra. No, vero? Io studio chitarra, il che non vuol dire saperla suonare. Siccome ogni tanto così sento il bisogno, ho un hobby, mi prende la mania
così di imparare qualche cosa di più, allora ci provo, e, ma per me, insomma, non è che avrò preso 30 lezioni di chitarra in tutto. Per lei, ma anche per gli ascoltatori di Personaggi in Fiera, lo vogliamo fare questo debutto alla chitarra, signora? Per combinazione abbiamo qui una chitarra, Fiorenza, ce la vuoi portare? Ecco. Vabbè, dato che suonavo tanto male la tromba, gli ascoltatori sentiranno quanto suono male la chitarra. Beh, signora, se non lo vuol fare, non lo faccia. Sono io, guardate, ho fatto una sorpresa alla signora. Lo faccio per civetteria, per far vedere che anche un'attrice con tanti premi c'è una cosa che la fa malissimo. Ci provo, va. Bene, allora, signori, però abbiamo il debutto di Giulietta Masina a Personaggi in Fiera. Ecco, abbiamo un nuovo Segovia. Nuove strade. Ecco, che cosa ci fa sentire? Che cosa facciamo sentire? Ecco, scelgo il pubblico più facile, quello meno pretenzioso, oddio, più generoso. Una piccola cosa, per i bambini, una Nina Nanna, per tutti i miei piccolissimi ammiratori. E in modo particolare, chissà che fra un po' non ci sia anche lui, a Michelino. Ah, benissimo. Allora. Signora, ha visto, non solo ci sono gli applausi del pubblico, ma le campane che suonano a festa per il suo debutto televisivo come chitarrista. Comunque, signora, mi scusi se io le ho fatto questa improvvisata, questo scherzo, ma comunque lei si sta al gioco. Ho fatto vedere solamente la mia buona volontà. Signora, adesso io vado dal suo protetto, vado da Cristoforo, e speriamo di non aver bisogno di lei. Comunque lei si tenga pronta qui al telefono. E poi, naturalmente, la prossima settimana proseguiremo con le nostre interviste. Grazie, signora. Bene, Cristoforo. Allora, tu sai suonare la chitarra come la signora Masina? No, purtroppo no. Non suoni nessun strumento? Niente. Non hai hobby? Sì, fotografia e poi... Cose di quel genere, ma niente musica, non hai l'orecchio musicale. Va bene, allora vediamo un po', Cristoforo, come te la cavi, allora, con le prossime quattro domande, che sono quelle essenziali. Dunque, attenzione, la prima risposta me l'avevi data esatta, non abbiamo consumato nessun gettone, quindi ne hai sempre tre per l'eventuale salvataggio. La prima domanda te la faremo con l'ausilio di un film. Tu sai che qualche settimana fa abbiamo assistito a una mattinata eccezionale in fatto di sci, lo slalom parallelo per i campionati del mondo. Allora, guarda sul nostro schermo e vedrai questo favoloso slalom parallelo che ha confermato Töni campione del mondo di sci. Visto la caduta di Stenmark e così Gustavo Töni si è confermato campione del mondo. Guardate che folla strabocchevole, una cosa veramente incredibile. Si parlava di 30.000 persone addirittura. Sciare, sai sciare, perlomeno immagino. Quindi seguirai lo sci e certamente sarai, oltre che un ammiratore del grande Colombin, di tutti gli altri nazionali della squadra svizzera, ma ovviamente bisogna fare tante lodi a Töni, che nonostante ci fosse stata una grande battaglia contro di lui, per la quarta volta è diventato campione del mondo. Quindi è stato uno strepitoso successo. Però anche gli sciatori svizzeri sono andati bene, soprattutto nelle ultime gare. E tu mi dovrai dire chi ha ottenuto il miglior piazzamento nella classifica della Coppa del Mondo della squadra svizzera. Va bene? Adesso, domanda con diapositiva.
Questo è un manifesto che celebra un'impresa che 70 anni fa meravigliò i nostri nonni per la sua arditezza tecnica e che riguardava in modo particolare la Svizzera e l'Italia. Tu mi devi dire di cosa si trattava, va bene? Un avvenimento molto importante. Altra domanda con diapositiva. Un bambino etiopico dall'aria dolcissima è il soggetto di questa straordinaria fotografia che ha avuto recentemente un particolare riconoscimento. Guardala bene, è una fotografia molto commovente. Tu mi devi dire a cosa si riferisce, va bene? Questa fotografia, va bene, ha avuto un particolare riconoscimento. Quale? Va bene? E adesso ultima domanda, attenzione, abbiamo la straordinaria sequenza finale di un film americano. Prova da far accapponare la pelle, questa era la straordinaria sequenza finale di un film americano che, descrivendo la pazza corsa di un camion all'inseguimento di una macchina, vuole simboleggiare la lotta tra la vita e la morte. Mi dovrai dire di quale film si tratta, sicuramente lo hai visto. Allora, passiamo al controllo delle risposte. Allora, chi fra gli sciatori svizzeri ha ottenuto il miglior piazzamento nella classifica della Coppa del Mondo? Penso sia Bernard Russi. Russi, la risposta è esatta. Difatti Russi mi pare sia arrivato undicesimo con 58 punti. E un altro anno col ritorno di Colombin, la nazionale svizzera darà del filo da torcere a tutti. E magari daranno una mano a Töni, che quest'anno ha dovuto combattere contro Klammer tutto da solo. Se ci fosse stato Colombin sarebbe stato più facile. Poi ti abbiamo fatto vedere un manifesto che celebrava un'impresa che 70 anni fa meravigliò i nostri nonni per la sua arditezza tecnica. Riguardava la Svizzera e l'Italia. Di cosa si trattava? Dovrebbe essere il traforo del Sempione. Il manifesto del traforo del Sempione, la risposta esatta. E mi ricordo anche, ho visto parecchi settimanali anche dell'epoca che riportavano per l'appunto questa immagine, un'immagine storica. Bravissimo. Ancora due risposte. Mi devi dire, quella fotografia che ti abbiamo fatto vedere, ti ricordi, con quel bambino etiopico, ha avuto un particolare riconoscimento, va bene? Che cos'è il riconoscimento che ha avuto questa fotografia? Questo non lo so, penso sia stato il miglior reportage fotografico, non so. Il miglior reportage fotografico? Ma io direi è la più bella fotografia di tutto l'anno, bravissimo! La risposta è esatta, hai visto, hai tirato il colpo e ce l'hai fatta. Sai che tutti gli anni danno il premio per il miglior articolo, danno anche il premio per la miglior fotografia e questa era la fotografia più bella dell'anno. Quindi ha avuto il premio e anche tu hai avuto il premio perché hai risposto esattamente. Attenzione, ultima domanda, era quella che riguardava quella sequenza tragica di quella macchina che finiva nel baratro, nel burrone. Mi sai dire di quale film si trattava? No, questo non lo so neanche. Dai, guarda che prima dicevi che non lo sapevi e ce l'hai fatta. Non lo so. Che cosa poteva essere?
Non lo sai? Non l'ho visto il film. Bene, allora guarda, ti posso dire che è inutile fare la telefonata a questo punto perché tu hai ancora 3 gettoni di salvataggio e sicuramente riusciresti a raggiungere la signora Masina. La risposta te la do io, il film è Duel, Duello. È un film che ha fatto grande successo, tu hai superato la prova, facciamo un bel applauso per il nostro Cristoforo e invitiamo la signora Masina a stringere la mano al nostro concorrente che senza la telefonata ha superato brillantemente le prove. Ha visto signora, non è stato necessario. Il 13 porta bene. Il 13 porta bene. Bravissimo, non abbiamo potuto metterla alla prova col telefono, ma oramai avevamo 3 gettoni, quindi comunque l'avrebbe raggiunta. Meglio così, e quindi... sono fierissima. Ecco. Bene, allora ti abbiamo scelto una bella madrina, sei contento? Sì, ottima. Tu hai visto qualche film della signora Masina? Sì, Immagino, perché sono dei film molto belli, sono favolosi. Ecco. Adesso magari la signora Masina ti darà qualche lezione di chitarra, anche visto per che non carità, sai suonare. Va bene, comunque faccio ne parleremo dopo. Ecco. Allora, ci vedremo la prossima settimana e tenteremo il gran colpo di esaudire il tuo desiderio, va bene? Arrivederci signora, ci vediamo la prossima settimana. E così, amici ascoltatori, passiamo al secondo concorrente di questa sera e abbiamo, come vi avevamo annunciato poco fa, il signor Flavio Meoli. Il signor Flavio Meoli di Lugano. Buonasera, signor Meoli. Oh, dunque, come sapete, il nostro concorrente è arrivato alla prova finale e quindi questa sera speriamo di laurearlo campione di personaggi in fiera. Fra parentesi, penso giovi ricordare qual è il premio per il quale è in gara. Dunque, hai detto niente, ha chiesto di andare a visitare tutti i principali centri astronomici europei, quindi se lei vince partirà per fare un viaggio attraverso la Svizzera, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, la Danimarca, la Svezia, l'Unione Sovietica e l'Italia. Perbacco, manca solo l'America, qui puoi fare tutto il giro del mondo, eh. Fortunato lui, se riesce a superare questa prova. Senti, ha deciso poi se ci andrà da solo con sua moglie? Ma magari porto mia moglie, probabilmente. Per la prima parte del viaggio, sì, magari. Sì, dopo probabilmente a Londra si fermerà da amici, no? Amici perché ha lavorato là. Quindi... Sa che guardando lei quasi quasi mi viene voglia di chiederle qualcosa sulla situazione internazionale del calcio. Rassomiglia veramente a Gianni Rivera, non c'è niente da fare. Poi soprattutto dopo purtroppo tutte queste puntate, chissà quanti... Purtroppo solo di faccia, lei dice. Ma è bello anche essere il signor Flavio Meoli, anche lei ha la sua personalità e la sua importanza. Allora, signor Meoli, le facciamo la prima domanda, che riguarda naturalmente la sua materia favorita, l'astronomia, ed è la seguente. Se vuol guardare, abbiamo anche l'ausilio di una diapositiva. Con telescopi come questo di Monte Palomar, in California, è abbastanza facile scoprire nuovi corpi celesti. Eppure, più di un secolo fa, senza queste apparecchiature, l'astronomo francese Le Verrier scoprì l'esistenza di un pianeta solo in base a calcoli matematici. Questa scoperta fu confermata dal telescopio nel 1846. Di quale pianeta si tratta? Nettuno. Nettuno, la risposta è esatta. Io l'avevo detto, è impossibile prenderla in fallo con una domanda che riguarda la sua materia e l'astronomia. Complimenti. Bene, allora abbiamo superato la quintultima prova. Adesso io andrò a trovare i nostri 2 nuovi padrini e dopo ritornerò da lei per le ultime 4 domande. Allora, come vi avevo detto, amici ascoltatori, questa sera abbiamo il debutto di 2 grandi campioni del pedale e direi anche 2 grandi campioni in fatto di simpatia. Vi assicuro che tenerli a freno è molto difficile. Da quando sono arrivati qui per partecipare alla nostra trasmissione stanno chiacchierando e rievocando i bei tempi. Comunque, andiamo dall'altra parte e facciamoci raccontare qualcosa da Ferdi Kübler e Gino Bartali. Eccoli qua, i 2 grandi campioni. Ciao Gino, come stai? Salve Ferdi. Accomodatevi, Dunque, allora, io stavo dicendo che voi siete anche campioni in fatto di simpatia, perché voi ne avete fatte di cotte e di crude quando facevate i corridori, eh? Oltretutto mi pare che prima eravate rivali, poi avete corso insieme, insomma è stato veramente un periodo d'oro, quello ciclistico durante il quale Gino e Ferdi erano in sella, se possiamo dire così. Sempre in sella. Dunque, intanto dobbiamo ricordare Ferdi, tutti qua in Svizzera sappiamo che è Ferdi Nacional, questo era il suo soprannome. Anzi, quando lei ci ha risposto che sarebbe venuto alla nostra trasmissione, ha firmato Ferdi Nacional. Ma guarda, lui è un nasone, noi si chiamava nasone in corsa. Nasone, però senti, in fatto di nasi credo che anche tutti... Perché sapeva fare anche il verso del cavallo lui, benissimo, quando voleva scappare. Il verso non del cavallo? Non l'ho mai sentito, oh, perfetto lo faceva. Nel momento che stava per fuggire, com'era sto verso? Davvero, sì, sì. Adesso più, Adesso non lo fa più, si vergogna, perché adesso è diventato un industriale. Ma lo faceva bene, era un fenomeno. Nessuno poco di quello. Ho capito. Senti, però tu dici nasone, in fatto di nasi, guarda, mettiti di profilo, magari abbiamo Blaser che riesce a farvi un primo piano dei nasi.
vasi, ecco, guarda, guarda, questo è di Ferdi. Vediamo quello di Gino, si può vedere anche quello di Gino. Ecco, già. Gino, mi spiace, ma qui il Ferdi ti batte. Sì, sei sempre ancora bello. Forse era per quello che andava più forte lui, magari. Appunto, aerodinamico lui. Era aerodinamico, riusciva a tagliare l'aria. Dunque, amici ascoltatori, qui abbiamo due campioni, veramente leggere tutte le loro più belle vittorie, qui dovremmo passare tutta la sera. Comunque sappiamo che Ferdi Kübler ha vinto nel 42 il Giro della Svizzera, nel 48 un altro Giro della Svizzera. Vi accenno le corse principali, perché sono tantissime. Poi un grandissimo exploit, 1950 il Giro di Francia, poi nel 1951 un altro Giro della Svizzera, poi ha vinto il campionato del mondo su strada, e questa è stata una cosa veramente eccezionale, che ha reso un po' il nostro Gino un po' geloso, perché Gino tu non hai mai... No, anzi, per questo campionato del mondo dovrebbe ringraziarmi me. Perché? Che un giorno eravamo in Belgio e lui era così cotto, si diceva cotto in gergo corridori, che dice: guarda Freddy, sarà meglio che tu vai a casa 15 giorni, ma io prendo i soldi e poi piangere sempre. Lui piangeva sempre, portava la banana al bambino Andrea, cioè, mangiava tanti di quei farzoletti, tu non lo portava il collo e lo finiva di mangiare, poi avevamo anche un tasca. Però quel giorno lo mandai a casa e fu la sua fortuna, non voleva andare, l'ha accompagnato fino al treno, io e Magna l'abbiamo mandato a casa. E lui poi è venuto in Italia e ci ha battuto. E vi ha battuti. Però è per merito mio che ha vinto il campione del mondo. Ah sì, per merito. Insomma, è sempre tiravano, Gino il protagonista. Non come merito tuo. Gli italiani ti veniva a prendere. Ma Gino, prima scusa. Prima perché lo mandava a casa. E poi perché gli italiani tiravano contro di me di dietro. Ah sì. E poi c'era anche forse una piccola cosa, se permetti, i muscoli del signor Ferdi Kübler. No, no, il solito. Perché ha vinto perché lui è bravo, mica perché... Sì, 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 ma il solito sempre sta calma. Sei un attacchione. Comunque, senta, signor Kübler, lei è veramente passato alla storia come un grande corridore, ma soprattutto anche per una testa matta. Ma cos'erano sti colpi di testa che lei faceva? Lei si esauriva, insomma, ne faceva di tutti i colori, non seguiva i dettami veri della tecnica ciclistica. Sì, perché corridori c'è anche un mestiere come un altro, dobbiamo imparare tutto della vita. In principio correva un po' senza testa, magari. Scappato sempre, fatto le corse, aperto bene. Però dopo posso dire da qui, veramente, io ho imparato molto, molto dal mio grande amico Gino Bartoli. Lui le ha fatto scuola? Sì, ma ha fatto molto da lui. Ha imparato molto da lui. È vero, eh? E sa perché? Perché era un bugiardo simpatico. Le bugie che diceva Ferdi Kübler non ha mai detto nessuno al mondo. Pure bugiardo? Ma senti, ma qui lo ma stiamo però, trattando male. Però qua, sai cosa campione? Succede? Che prima li credevo. Sì. E allora ci perdevo io. Poi non ci credevo più, perdeva lui. Hai capito. Ma ne abbiamo fatte comunque le bugie, Ferdi. Oh, poi naturalmente... Ma tu hai creduto a me sempre? Sono stato un po' furbo tanti volte. Dopo sì, è stato furbo, sì, lo so. Dunque, allora, se il nostro Ferdi qui era chiamato il Ferdi nazionale ed era molto furbo, invece dobbiamo dire che Gino Bartoli, anche lui aveva i suoi soprannomi, no? A te come ti chiamavano quando corridevi? Ma quando mi chiamano prima l'uomo di ferro. L'uomo di ferro. Perché andavo in tutti i posti, quando pioveva andavo meno stesso, il calore andavo meno stesso. Qualunque cosa, io poi crisi non ne prendevo mai. Era il rullo compressore, mi chiamavano. Poi mi chiamavano il vecchio perché correvo con questi giovani qua. E poi la faceva ancora in barba. C'era un soprannome che a te ti faceva rabbia, anche al cotto, e invece era molto bello perché ti chiamavano Gino il Pino. No, allora l'intramontabile mi chiamava. No, io potrei dire Pio. No, perché tu andavi dicevano. Sempre a pregare la Madonna sì, prima di correre. Sì, sempre, prima di correre, sempre. Ecco, appunto, poi dicevano che anzi tu da giovane non dovevi fare il prete. No, no, non è vero. Io sono stato dell'Azione Cattolica, ho ancora un distintivo che lo porto da 40 anni, anzi da 50, perché ne ho 61 ormai degli anni. 61 anni, ragazzi, i tempi passano qua. Invece Ferdi quanti anni ha adesso? Non posso dire. Con la sede, ma 5 meno come Gino Bartoli. Ah, 5 meno. Ora siamo a 55 anni. 55 anni. È la mia soddisfazione batterti perché ero più vecchio. Ecco, perché era più vecchio, ma pensa un po'. Senta, signor Kübler, lei ha sempre destato l'ammirazione di tutti per la sua posizione in bicicletta. Vi voglio far vedere una fotografia di Ferdi qua, che è eccezionale. Ecco, qui deve essere forse lanciato alla vittoria, immagino, vicino a un traguardo. Si ricorda quando gliel'hanno presa questa? L'anno 55, durante il Giro della Svizzera, il cronometro Lucerna-Zurigo. Ho capito. Senta, qui è proprio un treno, una locomotiva, sta andando via come un bolide. Hai capito? Qui volevo battere Gino Bartoli. Ma allora eravamo 55. Obbligato a dare forte, no? La discesa. Ecco, senti, tu invece, Gino, avevi una posizione diversa in bicicletta, mi sembra, Io ero molto più comodo in bicicletta. Solo quando seguivo Cobert o Cubre o Coppi, allora mi scomodavo un po' di più. Sì. Io ho sentito dire da alcuni esperti che probabilmente se non ci fosse stata la sella,
Tu correvi benissimo lo stesso, perché pigiavi sui pedali, per te la sella... Sapete che cosa serviva? Vorrebbe spiegare Ferdi. Stando sui pedali e dando il colpo del corpo di qua e di là, aggiungendo la forza del peso, e stando sui pedali io non stavo mai regolare. E allora dava fastidio, morivano tutti. Mi ricordo che uno svizzero, un giorno un giro di Francia mi disse ma vai via Gino, ci fai morire. Proprio perché io andando così, fermo, andare avanti, a loro che non hanno lo scatto da arrampicatore, si indurisce le gambe, li fanno male a morire. E io lo facevo apposta. E proprio te l'ho imparato dai belgi, da Silver Mais, da Verveke. Imparai subito, il primo anno nel 37. Comunque, senti, mi diceva Ferdi che lei ha imparato tante cose anche da Gino, ma del resto lei ha corso anche un anno nella squadra di Gino, se non sbaglio. Sì, io correvo della sua squadra 1949. Ecco, dovremmo avere qui anche la fotografia, eccola qua. Ecco, questo cos'è, nel 49? 49. Ecco, Ferdi, chi c'è lì a sinistra, chi è il primo? Tutta a sinistra Chaumont, il belgio Leo Chaumont, e poi secondo della sinistra è il nostro svizzero campione Sommerhans, dopo Gino Bartoli... E dopo e guarda che ero più giovane io là, te tu eri già stanco là, guarda per me, tu eri stanco là. Però tu sei più piccolo lì. Senti Gino, fra parentesi, stranamente i grandi campionissimi sono tutti molto alti, longilinei, tu invece come figura, come statura eri normale. 1,70, 1,71 io. È un po' al di fuori dell'usuale, no? Perché in genere non si corre meglio con le gambe più lunghe, In pianura. In pianura, invece in salita ci vogliono quelle più corte. Ha avuto una pesante, è stato meno grande, anche meno pesante, per quello andava più forte che noi in salita. Capito, qui voi non finireste mai di prendere. Sì, anche Robin era meno pesante, ma lo